E dal nostro desk apriamo quindi subito i lavori di questa giornata con, come detto poco fa, la prima tavola rotonda all'interno della quale analizzeremo un termine che più che mai abbiamo utilizzato moltissimo quest'anno. Il termine è quello dello smart working, che più che termine è un concetto naturalmente che dobbiamo analizzare in modo molto ampio, ma in questa tavola rotonda cercheremo di andare oltre alla solita moda. Come ho detto poco fa, insomma, bisogna guardare oltre, non possiamo più permetterci di rimanere ancorati alle solite considerazioni che sono state fatte nell'anno appena trascorso, se non in modalità di superamento. È con piacere quindi che introduco i primi ospiti di questo HR Forum. Emiliano Maria Cappuccitti, HR Director Coca-Cola HBC, buongiorno e ben trovato. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Matteo Melchiorri, Chief Human Capital Officer Fastweb, buongiorno anche a lei. Grazie, buongiorno, grazie anche da parte mia. Alice Quattrone, Account Manager HCM Solutions Oracle. Buongiorno a tutti. Carlos Gonzaga, Head of HR Italy Deutsche Bank, grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Alessia Daddario, HR Director Amplifon, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Allora, smart working, io voglio andare subito nel merito. Abbiamo più o meno un'oretta per analizzare questo tema, ovviamente declinato in maniera diversa. Io partirei da Matteo Melchiori e poi girerei la stessa domanda, ovviamente vi chiamerò, ad Alessia Daddario e Alice Quattrone, proprio per parlare di questo concetto di smart working. Cosa significa davvero? Perché spesso banalmente pensiamo che sia solo un tema di organizzazione del lavoro. Invece, Matteo Melchiori, a lei. Grazie, ma io penso che parlare di smart working soltanto in termini di organizzazione del lavoro sia un po' riduttivo. Penso piuttosto che con smart working si intenda una vera e propria filosofia del lavoro, no? Infatti, come dire, ridurre lo smart working all'utilizzo di tecniche e strumenti o di modalità organizzative per l'organizzazione della vita in ufficio o fuori dall'ufficio, credo, ripeto, che sia troppo limitante. Io penso invece che lo smart working sia un approccio al lavoro che si fondi su i principi fondamentali della fiducia e della responsabilità. Cosa intendo? Io penso che un approccio al lavoro come quello dello smart, di uno smart working evoluto, quindi non parlo dello smart working come modalità reattiva alla situazione contingente che ahimè tutti quanti da un anno stiamo cercando di gestire, ma uno smart working come dire che guardi al lavoro all'approccio, come dire, che guardi al lavoro nella sua pienezza, si fondi su responsabilità e fiducia, nel senso che prevede che l'individuo, la persona, utilizzi il tempo e lo spazio in maniera responsabile e sulla base di scelte, di una scelta, come dire, responsabile che fa come dire, in prima persona e nella relazione col proprio responsabile, con la propria azienda. Quindi, all'interno di questa, diciamo, visione dello smart working, il tempo e lo spazio smettono di essere, no, degli elementi vincolanti di contesto, ma diventano invece piuttosto delle risorse che l'individuo può utilizzare al meglio a seconda delle attività che deve svolgere, degli obiettivi che deve raggiungere. E quindi, come dire, in quest'ottica lo smart working non è semplicemente un modo di lavorare che riguarda semplicemente il posto, se lavorare da casa piuttosto che lavorare dall'ufficio, ma ripeto, è più connesso a un concetto di scelta matura e responsabile, no? Del tempo e dello spazio, del mio tempo e del mio spazio a seconda degli obiettivi che devo raggiungere. È chiaro che lo smart working l'abbiamo tutti utilizzato con una modalità reattiva in una situazione contingente che però è stata fortemente limitante. Nel momento in cui la libertà tornerà a essere tale, ecco, io credo che questa espressione dello smart working assuma tutta la sua pienezza.
Quando parliamo di fiducia e responsabilità stiamo parlando di una relazione azienda-individuo che deve essere una relazione adulta, una relazione paritetica, no? Una relazione, come dire, che abiliti la possibilità dell'individuo di operare delle scelte responsabili che gli consentano di esprimere tutta la propria pienezza nello svolgimento dell'attività lavorativa. Ecco, lei è partito proprio con due parole, scusate, chiave, fiducia e responsabilità, che poi possono essere associate al lavoratore e al datore di lavoro, sono assolutamente miscelate ed è interessante questo aspetto del, non è parlare di smart working, non è solo la distinzione tra chi decide di lavorare in ufficio e chi decide di lavorare da un altro luogo, molto spesso da casa, ma bisogna lavorare su questo smart working e cercare di valorizzarlo sempre di più. È chiaro che forse in una situazione di emergenza, seppur con reazione immediata come tutti abbiamo dovuto apportare a questa nuova modalità di lavoro, forse questi aspetti non sono stati analizzati nel dettaglio e adesso credo, Melchiorri, insomma, credo che questo trapeli dal suo discorso, bisogna accelerare anche questo processo appunto di comprendere come valorizzare lo stesso smart working, giusto? Quindi questo è un po' il punto di partenza. Sì, esattamente. D'accordo. Sì. Alessia, da Dario, stessa domanda a lei, ripartendo anche da quello che raccontava Matteo Melchiorri. Certo, io costruisco un po' su quello che diceva Matteo, aggiungendo magari due altre parole che secondo me sono cruciali nella definizione del vero e proprio smart working, che sono proprio flessibilità ed equilibrio, oltre a fiducia, quindi responsabilità che diceva Matteo. Perché? Perché noi l'anno scorso non abbiamo sperimentato il vero e proprio smart working, abbiamo sperimentato una forma di remote working, quindi di lavoro da casa al 100%, dettato da costrizioni esterne e non dettato da una vera esigenza organizzativa e di business, oppure per rispondere al work-life balance degli employee. Quindi credo che la sfida post pandemia per noi sia un po' quella di riapproparci del vero smart working, e in questo contesto secondo me non vale la formula del one fits all, cioè non può esistere uno smart working che valga in tutti i contesti, perché dipende dall'industry, dipende dal business, dipende dal contesto in cui si opera, dipende anche dalla cultura aziendale, dipende anche dalla maturità della cultura aziendale. Quindi credo che le parole chiave possano essere flessibilità e equilibrio. Flessibilità, perché mi riaggancio a quello che diceva Matteo, nel senso di non solo dove lavorare, ma anche come scelta responsabile di quando lavorare e come lavorare. Ma anche equilibrio, che significa proprio il giusto compromesso tra quelle che sono le esigenze dell'organizzazione del business e quella che è una necessità forte di flessibilità delle persone. Faccio l'esempio della mia azienda. Noi siamo un retailer e quindi per noi il servizio è proprio il core business, quindi è il centro della nostra azienda, e la relazione quindi è cruciale nel nostro business. Per questo, quando l'anno scorso, appena abbiamo potuto, siamo rientrati in ufficio, proprio perché per noi salvaguardare la relazione, la community, il senso di appartenenza attraverso la relazione è fondamentale, non solamente nei negozi, la relazione con i clienti, ma anche nel back office. E quindi devo dire che abbiamo fatto una scelta, forse anche in controtendenza, perché siamo rientrati a giugno, abbiamo fatto una scelta anche un po' bold, che non nascondo che all'inizio ci ha anche creato qualche difficoltà, difficoltà che però è stata superata immediatamente dopo 2 settimane di lavoro in ufficio, proprio perché il rientro in ufficio e quindi poter vivere la cultura, l'identità, la relazione fa parte del nostro DNA, e quindi con una corretta trasparente comunicazione abbiamo, diciamo, riagganciato i ponti, e quindi, diciamo, i nostri dipendenti hanno molto molto apprezzato, hanno apprezzato il fatto che abbiamo trovato quel giusto equilibrio tra l'essenza della nostra azienda
e appunto la necessità e la flessibilità richiesta dalle persone. Infatti stiamo lavorando al 50%. Infatti, peraltro, una delle prime parole che io ho messo sul tavolo nell'introduzione è cambiamento, che tornerà, e dove cambiamento include tante altre questioni che sono anche quelle che lei diceva, insomma, appunto la flessibilità, il fatto di sapere che tutto evolve più velocemente, quindi di essere flessibile, pronte a cambiare, ovviamente con un'organizzazione determinata, altrimenti il lavoro poi viene penalizzato. Insomma, ma questo diciamo che lo diamo un po' per scontato, non dobbiamo dare per scontate altre cose. Allora, Alice Quattrone, da lei abbiamo già parlato di fiducia, responsabilità, flessibilità ed equilibrio. Che cosa aggiungerebbe lei? Allora, io condivido con voi l'esperienza di Oracle Italia. Da 14 mesi tutto il team di Oracle Italia è in smart working. Dal primo giorno siamo stati subito operativi. Questo perché da sempre il modello è già stato adottato dall'organizzazione, quindi dal momento uno siamo stati tutti, come si dice, plug and play. Oggi lo smart working è molto di più di tutto quello che definivamo afferente alle nostre vite lavorative. È quello che dobbiamo un po' percepire come way of life. Lo smart working quindi è un atteggiamento abilitato dalle organizzazioni, quindi è un fatto comportamentale e un'attitudine, viene abilitato ovviamente dal management, viene abilitato dalle organizzazioni. Per esempio, posso condividere con voi come i clienti della famiglia Oracle HCM Italia hanno affrontato lo smart working. Hanno avuto delle risposte diverse, perché ovviamente i clienti fanno parte, come diceva prima Alessia, di industrie diverse. Porto l'esempio per esempio di Generali, 70.000 employees. Generali sin da subito è stato abilitato lo smart working, e il primo problema che si è presentato non è stato semplicemente quello dell'hardware, quindi devo fornire 100.000 laptop ai 100.000 dipendenti, ma è stato supportato dalla tecnologia. Un altro esempio è quello di Poste Italiane, parliamo di un'organizzazione di 130.000 dipendenti. Poste Italiane doveva partire con un progetto sulla parte formazione, quindi sul learning, con un piccolo progetto pilota, quindi poche migliaia di dipendenti. È stata poi l'abilitazione della tecnologia del learning a portare questo progetto alla totalità della popolazione, quindi stiamo parlando di 130.000 dipendenti. Ok, quindi le posso chiedere il primo voto, risultato, insomma, è stato positivo questo cambiamento, questa evoluzione di cui parlavamo poco fa? Sicuramente sì, sicuramente però il tema che è sulle agende dei responsabili delle risorse umane e non solo. Lei confermi, perché lo stavamo dicendo, insomma, tutti abbiamo consapevolezza di cosa è cambiato, ma forse dobbiamo anche tenere un po' come dire, le redini ferme su alcuni concetti che invece vanno sviluppati ulteriormente. Restiamo ancora su questo tema smart working, oltre alla moda, prima di fare un ulteriore step. Vado da Emiliano Maria Cappuccitti, però pongo un'altra domanda che comunque ci fa andare oltre. A questo punto, quali nuove regole ci dovremmo dare in questo nuovo setting? No? Dicevamo, consapevolezza da una parte, dall'altra dobbiamo ancora evolvere noi stessi probabilmente come business. Le regole che lei metterebbe in pole position? Ok, io la sento, però mi dicono dalla regia che forse deve attivare il microfono, io però la sentivo. Forse tutto ok, allora va bene, prego. No, dicevo che la pandemia ha accelerato alcune tematiche, e quindi per esempio noi come Oracle siamo partiti prestissimo, il primo weekend, quindi l'ultimo weekend di febbraio dell'anno scorso, tutto il personale dell'headquarter è stato in smart working. Quindi a un certo momento io diciamo mi sono posto in modalità di ascolto, e in maniera virtuale incontravo le colleghe e i colleghi dei diversi dipartimenti. A un certo punto una collega alza la mano e mi dice: Emiliano, va bene, primo mese di smart working, però non ci sono regole, i ragazzi e i bambini erano in didattica a distanza,
e necessariamente bisognava fare uno stacco a un certo punto per banalmente per preparare il pranzo, per preparare la cena. Quindi a un certo punto, ascoltando gli insight che venivano dai colleghi e dalle colleghe, abbiamo fatto il Galateo, abbiamo scritto il Galateo dello smart working, ma che sono regole di buon senso, ad esempio diritto alla disconnessione dalle 13 alle 14, perché secondo me è fisiologico fermarsi un momento, nutrirsi, fare diciamo una pausa. E poi alcune altre regole che sono di buon senso: non meeting prima delle 9, non meeting dopo le 18, e tutte queste tematiche in realtà, e adesso vi dico le altre regole, erano già sentite prima della pandemia. Poi per esempio no email dopo le 20, perché a meno che non ci sia un'urgenza clamorosa, se tu mandi un'email alle 23 o a mezzanotte, cosa cambia se mandi sempre la stessa email il giorno successivo al mattino? Quindi ci siamo dati tutta una serie di regole. Queste regole, devo essere onesto, a volte sono rispettate, a volte meno, perché abbiamo il tema dei fusi orari, cioè siamo un'azienda multinazionale presente su tantissimi, quasi tutti i paesi, e quindi c'era il tema di bilanciare anche le necessità dei colleghi di altri paesi. Però noi internamente in Italia ci siamo dati appunto queste regole. Quindi volevo veramente ricapitolare e dirvi banalmente: diritto alla disconnessione durante la pausa pranzo, e questo secondo me è fondamentale, e non andare oltre le 18 per appunto fissare dei meeting. È chiaro che, come diceva sia Alessia che Alice, chi mi ha preceduto, c'è un tema fondamentale quando lavori da casa, c'è il tema della fiducia, e quindi è un tema fondamentale il tema della fiducia, il tema della flessibilità, se vogliamo, perché magari ci sono persone che iniziano a lavorare più tardi e finiscono più tardi. Quindi ci siamo date questa regolamentazione, è stata molto apprezzata dai nostri dipendenti. Adesso dovremmo rimarcarle un attimo, perché poi dopo un po' certe regole si dimenticano, e poi secondo me l'esempio lo deve dare il vertice dell'organizzazione, non mettendo meeting in questi orari qui. Assolutamente, beh, fiducia e responsabilità, mi fa piacere che lei l'abbia ripreso, perché poi, come ho detto io prima, quando sono saltate fuori queste parole, vanno di pari passo, perché chi lavora deve sentire più responsabile e il datore di lavoro deve dare fiducia. Ecco, e poi con un sorriso dico: a volte si pensa che lavorare da casa, appunto, e smart working possa far sì che il lavoratore lavori meno, invece spesso accade il contrario. Quindi queste regole, come le ha definite lei, di buon senso, servono sempre, anzi. Poi magari capiremo anche se anche gli altri relatori hanno qualcosa da aggiungere, magari in conclusione. Allora, però, Carlos Gonzaga, riparto da lei con la stessa domanda. Allora, quali regole lei metterebbe sul tavolo? Ma diciamo che siamo in una curva di apprendimento. Io ho sentito con molto interesse e condivido ciò che è stato detto prima di me. Il punto fondamentale è che lo smart working parte adesso. E credo che l'abbiamo condiviso fino a oggi. Noi siamo stati in emergenza e siamo stati prevalentemente non in smart working, ma in lavoro da remoto, perché non si poteva venire, o comunque in maniera molto marginale. Abbiamo scoperto che una serie di cose si possono fare, quindi che lo smart working può essere un modello e una filosofia diversa. Adesso dobbiamo implementarlo in una logica di nuova normalità. E su questo dobbiamo darci delle regole, cercando di capire, sulla base dell'esperienza comunque diversa che c'è stata, cosa deve essere recepito, cosa deve essere cambiato. E ripeto, secondo me non sarà una cosa che si fa da un giorno all'altro, ma si fa con una curva di apprendimento, perché vi sono una serie di cose che vanno messe, che vanno conciliate. Da un lato una serie di regole, per evitare appunto che poi si arrivi alla situazione di anarchia, per cui ti posso fare lavorare, ti posso chiedere di vederci alle 7 del mattino in call e poi facciamo una riunione alle 9 di sera. Dall'altra parte c'è l'aspetto della flessibilità. Io posso preferire in certi momenti dare la mia pressione lavorativa prima o dopo, per avere degli spazi che possano essere invece dedicati a delle esigenze che ho, magari anche solo banalissime: andare a prendere i figli a scuola, piuttosto che fare da mangiare, come si diceva prima, e magari in orari che possono essere diversi. Dall'altra parte deve avere anche un momento nel quale però
dobbiamo poter trovare tutti. Ecco, quindi mettere insieme queste cose, mettere insieme i fusi orari, perché Emiliano giustamente ricordava che ci sono le multinazionali, per cui è anche difficile regolamentare che da una certa ora non arrivano le mail, perché non arrivano dall'Italia, ma arrivano da chissà dove. Cioè, credo che abbiamo imparato molte cose, altre dobbiamo ancora impararle, perché usciremo presto dalla fase emergenziale e arriveremo invece in una fase che sarà ordinaria e che avrà delle regole diverse, perché diciamoci la verità, questa fase emergenziale alcune regole non le aveva e altre le ha in qualche modo superate perché c'era l'emergenza. Oggi dobbiamo arrivare a una fase dove dobbiamo darci delle regole, ma dobbiamo anche tenere quell'aspetto di flessibilità e responsabilità come filosofia che è stato ricordato prima. Certo, ecco, un'altra cosa non banale che stiamo rimarcando è che non è che esista solo un unico concetto di smart working, proprio perché quando si lavora da casa le esigenze sono diverse, chiaramente mettendo dei paletti che sono quelli che avete messo voi, insomma non iniziare alle 7 del mattino né tantomeno terminare a mezzanotte, ma insomma dare degli orari, però ci sono persone che complice il fatto che hanno figli o meno a casa devono gestire il lavoro in maniera diversa, quindi bisogna anche declinare il concetto di smart working a seconda delle esigenze, anche questo è fondamentale e spesso si dà per scontato, mio modesto parere, però insomma mi pare di aver capito che anche voi la vedete allo stesso modo. Io rimarrei da Carlos Gonzaga, ripartirei da lei però facendo un altro passaggio e riprenderei il titolo fondamentalmente della nostra tavola rotonda, verso una digital employee experience, perché nell'ultimo anno anche l'employee experience è radicalmente cambiata, perché è collegata direttamente al tema della digitalizzazione. Cosa abbiamo imparato da questo punto di vista nell'ultimo anno? Cioè, quali attività possono essere digitalizzate e quali invece fondamentalmente rimarranno come le abbiamo sempre condotte? Beh, abbiamo imparato che una tavola rotonda di questo tipo si possa fare in questo modo. Quello sicuramente, esatto, però, bravissimo. Voglio dire, però probabilmente un anno e mezzo fa non l'avremmo dato per scontato. Oggi invece di dire, diciamo, chiesti, ci vediamo, cioè in realtà, e poi questo verrà un altro aspetto, pensavo al mio vecchio amico Matteo Vecchio, ci ha detto, ma potremmo vederci, sarebbe un'occasione per incontrarci se ci vediamo fisicamente lì, ma a questo punto quello che ci portava ad essere nei vostri studi era l'esigenza della socializzazione, non il fatto che altrimenti non si poteva fare a tavola rotonda. Quindi abbiamo imparato, da un lato, che certe cose sono remotizzabili, quindi la possibilità di fare conferenze, di vedersi, di scambiare opinioni in certi contesti si può fare anche in video. Questo supera l'aspetto distanza e questo è molto importante, perché alle volte, penso alle multinazionali, ma penso alle aziende divise, prima dobbiamo incontrarci, dobbiamo vederci, dobbiamo organizzare la mia agenda, la tua agenda. No, facciamo una video call e siamo in condizioni di farlo in un certo modo, di fare un confronto e un dibattito anche abbastanza ampio e comunque vedendoci e avendo un interscambio. Peraltro abbiamo anche visto che se vogliamo però prendere un caffè insieme, la mattina sentivo la radio venendo che qualche azienda ha provato a fare i caffè virtuali, cioè ci si vede mezz'ora prima dell'incontro e si prende il caffè. Ecco, sì, mi sembra un succedaneo, mi sembra tanto della Seconda Guerra Mondiale quando prendevi l'orzo perché non c'era il caffè. Tutto si può fare, però ci sono certe cose che si possono fare in maniera efficiente, tipo questa tavola rotonda. C'è qualcosa che richiede ancora la presenza fisica, certo, che è l'aspetto della socializzazione. Stavo dicendo, infatti, prendere un caffè così è un po' una socialità mascherata, perché ci mancherebbe, poi è comunque carino collegarsi per prendere un caffè a distanza, però non è la stessa cosa, diciamo che rischia di essere una forzatura, per quanto possa essere, ripeto, anche un momento carino in cui ci si vede, no? È un po' questo il tema. Sì, è un surrogato. Ecco. Però, ripeto, abbiamo visto che altre cose invece si possono fare e quindi una serie di cose che sembravano complesse prima, oggi sono diventate ordinarie e si possono utilizzare queste, ripeto, per superare distanze e alle volte a rendere le cose più efficaci ed efficienti di quanto non si pensasse prima. La possibilità di collegamento con la tecnologia che ci ha dimostrato che ci può consentire dei collegamenti efficaci ed efficienti in qualunque momento, ci consente di superare in certi casi l'aspetto distanza. Questo senz'altro è un elemento, lo penso anche al nostro reclutamento. Noi siamo riusciti a fare reclutamenti a distanza anziché andare in giro nei singoli posti a vedere le persone. Bene, possiamo fare delle efficaci
interviste a distanza, e questo è estremamente efficace ed efficiente. Assolutamente sì. Lei ha detto prima che si collega nuovamente con i primi punti che abbiamo analizzato. Prima c'era difficoltà, magari quando ci si poteva incontrare, a organizzare le agende, adesso ci sono le video call che hanno risolto quell'aspetto. L'importante è non metterne troppe, no? Quello che diceva prima anche Emiliano, Maria Capuccitti, cioè attenzione poi a non sovraccaricare, perché sembra facile, vabbè, ma facciamo una call, la inseriamo in agenda. Insomma, anche comunque una video call presuppone, lo sapete meglio di me, una preparazione che spesso bisogna appunto andare a fissare in agenda, e quindi rimarco ancora questo aspetto. Stessa domanda rivolgo ad Alessia e a Dario, quindi quali attività, abbiamo compreso, possano essere digitalizzate e quali no? Io mi collego a quanto detto da Carlo, se mi permetto di allargare un po' alla candidate experience, perché l'esperienza degli employee durante la pandemia è cambiata anche relativamente alla gestione degli stakeholder esterni, quindi dei clienti, dei fornitori e anche dei candidati. Ecco, noi durante la pandemia abbiamo avuto la fortuna di continuare a fare tanti processi di selezione. Ovviamente, come diceva Carlos, tutti da remoto, quindi tutti in virtuale. E che cosa abbiamo osservato? Fondamentalmente abbiamo osservato due cose. Allora, la prima, che si è allargata la base dei candidati disponibili a fare un colloquio, banalmente, perché organizzare un colloquio da remoto è estremamente facile, perché comunque il candidato ha un'occasione in più, è molto facile per conoscere l'azienda, per farsi conoscere, per fare networking. Però d'altro canto abbiamo anche osservato che poi tenere ingaggiati questi candidati dall'inizio della selezione fino alla fine è un pochino più difficile rispetto a prima. Perché? Proprio perché in remoto è meno agevole costruire una relazione, costruire una prima base di fiducia, di relazione empatica. E quindi noi come abbiamo fatto un po' per correggere questo? Abbiamo praticamente applicato l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale al nostro processo di selezione nei negozi. Quindi questo era un qualcosa che avevamo in realtà già lanciato prima della pandemia, nel 2019, ma dobbiamo dire che la pandemia è stato proprio, ha rappresentato un boost nella digitalizzazione di questo processo. E quindi che cosa facciamo? Praticamente per la selezione degli audioprotesisti e dei venditori nei nostri negozi abbiamo ricreato un'esperienza virtuale per i nostri candidati, quindi i nostri candidati entrano virtualmente nel nostro negozio fisico, però virtuale ovviamente, ricostruito virtualmente, e riescono quindi proprio a vivere l'esperienza dell'audioprotesista e del client advisor, e quindi ne comprendono appieno le responsabilità, i task, ma anche un po' i comportamenti di successo che noi mettiamo in atto, anche un po' i nostri valori quando lavoriamo. E quindi i candidati capiscono meglio l'azienda e cominciano a creare in qualche modo un legame con l'azienda, e noi, lato azienda, ne verifichiamo un po' meglio, diciamo, il fitting con la cultura. Quindi diciamo che questo può essere un po' un esempio di come in questo caso la totale digitalizzazione di un processo in qualche modo ci ha permesso di tenere ingaggiati in una maniera un po' più innovativa i candidati che fondamentalmente noi non abbiamo più visto e incontrato fisicamente. Certo, ecco, io mi raggancio proprio alle parole di Alessia Daddario, perché riprendiamo, anzi teniamo in vista il termine FIGITAL e l'associamo all'esperienza di lavoratori e candidati, e quando ne parliamo oggi intendiamo un percorso che inevitabilmente integra fisico e digitale, no? Lo sentivamo anche proprio dalle parole di Alessia. Bisogna capire a questo punto come sia possibile coniugare queste due anime, e dobbiamo farlo per forza, appunto, perché la realtà di oggi è questa. Emiliano Maria Capuccitti, riparto da lei. Allora, è tutto molto interessante quello che abbiamo ascoltato finora. Volevo portare un po' la mia esperienza dell'anno scorso rispetto, per esempio, a quello che diceva Alessia delle persone che abbiamo assunto durante la pandemia, perché comunque abbiamo assunto persone durante la pandemia. Io posso dirvi che
le persone che hanno lavorato negli stabilimenti fisicamente hanno avuto un livello di engagement molto alto, le persone che sono state assunte in headquarter, quindi con ruoli da smart working, il livello di engagement non era così alto così come le persone che erano nelle fabbriche e nella forza vendita, comunque per esempio nella grande distribuzione organizzata. Quindi questo, non ho tanti dati a disposizione, numeri importanti per tirare delle conclusioni, però teniamolo a mente perché, per esempio, abbiamo assunto persone il 1 marzo del 2020, di fatto fino adesso sono state smart working, non hanno secondo me percepito alcune cose che invece hanno percepito i colleghi che hanno avuto la fortuna di essere fisicamente presenti a lavoro nelle fabbriche che sono rimaste aperte, che hanno continuato sicuramente a produrre. Noi la parte digitale non ci ha mai spaventato perché di fatto prima della pandemia abbiamo investito tantissimi milioni di euro investimenti su piattaforme importanti sulla parte di learning in modo particolare, e abbiamo confermato anche durante la pandemia il nostro approccio all'esperienza dei nostri employees rispetto alla parte di learning: 70% training on the job, 10% progetti on top e soltanto il 10% poi tra virgolette in aula piuttosto che su piattaforme digitali. Quindi questa parte a noi non ci fa essenzialmente paura. La parte che a mio avviso è importante da tenere sotto osservazione, perché si diceva prima abbiamo raggiunto candidati, l'abbiamo fatto anche noi, candidati, è stato più semplice fissare gli incontri perché il primo colloquio, il secondo colloquio, il terzo colloquio utilizzavamo questa piattaforma digitale qui. Il vero tema è che qualche difficoltà, non ve la nego, su per esempio per quanto riguarda i giovani neolaureati che non hanno mai respirato il profumo di un'azienda, non hanno mai, in questo anno, non hanno mai visto di fatto un collega fisicamente. Noi abbiamo avuto dei capi che hanno visto soltanto il primo giorno, a fine febbraio dell'anno scorso, il proprio capo, dopodiché missing, nel senso che queste persone proprio non si sono viste più fisicamente. Quindi ecco, io guardo sempre alla tecnologia, alle innovazioni sempre in maniera molto positiva, però watch out perché c'è la parte umana che è fisica, che è sicuramente importante. Tra l'altro chiudo dicendo che mi stanno arrivando i dati mentre facciamo proprio dal vivo questa interessantissima chiacchierata, di dati delle persone, perché stiamo riaprendo l'headquarter su base volontaria. Rispetto a settembre abbiamo più 250% di gente che vuole tornare in ufficio e la capienza è massimo 25% perché abbiamo dei protocolli. Quindi sta aumentando clamorosamente la gente che vuole tornare fisicamente in ufficio rispetto a settembre, dove c'erano veramente due persone che volevano rientrare. Assolutamente. Beh, anche il discorso delle new entry in azienda, insomma, non è da sottovalutare, perché chi comincia a lavorare e chi ha cominciato a lavorare proprio nel momento della pandemia ha tutta un'altra prospettiva rispetto a quella che magari abbiamo noi che lavoriamo e che abbiamo sempre lavorato proprio a contatto con i colleghi, con i capi, proprio negli uffici, con anche l'abitudine, no? Uscire di casa, prendere, rispettare gli orari, andare. Insomma, immaginiamoci cosa debba essere approcciarsi al mondo del lavoro in questa modalità. Quindi ancor di più il discorso è assolutamente urgente. Questo è un altro punto e mi fa piacere, perché noi abbiamo iniziato questa tavola rotonda dicendo cerchiamo di andare oltre la moda del parlare solo dello smart working, come ne parlano tutti. Io credo che, insomma, poi tireremo le somme prima di salutarci, ma credo che ce la stiamo davvero facendo. Stessa sollecitazione do a Matteo Melchiorri. Allora, appunto, dobbiamo cercare di integrare fisico e digitale, in che modo? Sì, ma tanti gli stimoli dei colleghi che mi hanno preceduto, quindi anche, come dire, difficile magari fare considerazioni in aggiunta, perché credo che tutti noi, no, anche stiamo vivendo esperienze, stiamo dentro a quella curva di apprendimento di cui parlava Carlos prima, in maniera simile. Provo comunque a fare una considerazione magari sul nostro ruolo, sul ruolo che ha HR, fisico o digitale. Io non lo so se questa distinzione o questo binomio sia poi così cruciale, cioè sicuramente lo è,
sicuramente importante fare questo tipo di distinzione, ma credo che una riflessione vada fatta su quale debba essere sempre di più il nostro focus e la nostra attenzione, che alla fine, anche alla luce di quello che questa l'esperienza che stiamo facendo, fisica o digitale che sia, ci ha insegnato, cioè metterci in un ascolto autentico e profondo delle persone. Non è uno slogan. Io credo che tutti noi, in questo anno e passa, abbiamo sentito l'esigenza di ascoltare la nostra popolazione aziendale, le nostre persone, gli individui, i singoli e i collettivi. E quindi credo che tutti noi abbiamo, come dire, fatto grande uso di survey, richieste di feedback, no? Sicuramente strumenti super digitali, strumenti che avevamo già, perché utilizzavamo già, no? Survey di engagement, sull'engagement, sul clima, eccetera. Però probabilmente le abbiamo un po' tutti potenziate, le abbiamo utilizzate di più, abbiamo sentito il bisogno di capire come le nostre persone stessero. Quindi abbiamo sentito il bisogno di ascoltare le persone a tutto tondo. Abbiamo sdoganato, la pandemia ha sdoganato il valore e l'importanza dell'emozione all'interno del contesto aziendale. Abbiamo sentito tutti il bisogno di sapere come le nostre persone stessero, quali emozioni stessero provando. Abbiamo iniziato in azienda a parlare di ansia, di paura, di speranza, di preoccupazione, di timori e di gioie, non riguardanti soltanto l'esercizio della professione o della prestazione professionale, ma anche della famiglia. Abbiamo iniziato l'azienda, credo che molte aziende si siano messe in gioco e siano diventate delle vere e proprie community, e la dimensione di prestazione professionale è sicuramente rimasta molto rilevante, ma ha assunto un'importanza fondamentale anche lo scambio di emozioni tra persone, quasi a prescindere dai ruoli. Ecco, perché tutto questo vi sto dicendo? Perché noi abbiamo raccolto, cioè abbiamo fatto, quando abbiamo fatto queste survey, quando abbiamo raccolto, ma non soltanto survey strutturate, ma anche, come dire, output che arrivavano dagli staff meeting, dei vari team, eccetera, ci siamo resi conto che avevamo una mole di dati a nostra disposizione enorme. Okay? E quindi a un certo punto abbiamo detto, ma noi con questi dati, che sono molti di più magari che in passato, perché le persone hanno sentito molto di più l'esigenza di dirci come stavano, di rispondere, di aderire a questo tipo di sollecitazioni, detto, questi dati come li vogliamo utilizzare? Abbiamo anche noi fatto degli esercizi di utilizzo, ad esempio, di sistemi anche semplici di intelligenza artificiale per fare della sentiment analysis, no? E per cercare di trarre un po' di conclusioni, arrivare per poi determinare delle azioni. Ecco, credo che HR sempre di più si debba occupare di dati e di emozioni, di emozioni e di dati per comprendere meglio le emozioni. Lasciatemi giocare un po' su questo binomio. Che poi ci occupiamo di queste cose in maniera digitale o in maniera fisica, non lo so, lo vedremo, saranno forme blended, ha ragione Carlo, siamo ancora in una fase di apprendimento, ha ragione Alessia, one fits all non esiste, dobbiamo trovare il giusto modo. Ma ciò che è importante è mettersi in un ascolto autentico delle nostre persone. HR non è soltanto governance, HR è anche molto frontline. Certo, è il benessere delle persone, no? Che anche qui sembra scontato, ma no, è bello il concetto della pandemia che ha sdoganato le emozioni, forse noi per primi abbiamo imparato anche a manifestare di più quello che provavamo, no? Perché poi al lavoro si tende a tenere separate le due sfere, quella professionale e quella privata, non che adesso debbano andare, voglio dire, di pari passo, però anche cercare di capire maggiormente quali sono, ci ricolleghiamo al tema delle esigenze, no? Di ciascuno, e le esigenze di ciascuno sono anche dettate dalle emozioni, dalle ansie, dalle paure, che cambiano da persona a persona, e tutto va valutato e rispettato, questo è chiaro. Alice Quattrone, vediamo cosa possiamo aggiungere ulteriormente a queste considerazioni. Mi ricollego a quello che hanno detto Emiliano e Matteo e Alessia. La parola figital è indubbiamente un connubio. Il dubbio su questo connubio che possiamo esplicitare è come è possibile far percepire il senso di comunità e vicinanza senza potersi vedere fisicamente.
La risposta risiede in quello che diceva Matteo all'inizio della nostra tavola rotonda, attraverso una comunicazione efficace e in un certo senso anche coerente, perché la comunicazione deve essere lo strumento in grado di creare un clima di fiducia e il senso d'appartenenza, diciamo sempre l'attaccamento alla maglia. L'autenticità deve essere espressa come un valore riconosciuto dalle organizzazioni, ma deve essere anche una skill sviluppata nel tempo all'interno delle organizzazioni. Ovviamente l'uso e l'utilizzo di tecnologie in ambito HR, di HCM, può aiutare. Ad esempio, pensiamo per interagire più facilmente, come dicevamo prima, all'interno della fase di selezione o nella gestione delle risorse umane all'interno delle organizzazioni. Pensiamo per esempio alle talent review. Noi in Oracle siamo abituati comunque da sempre a farle in maniera digital, un po' da remoto e un po' in modo fisico. Un po' da remoto perché pensiamo quando i team hanno dei manager dislocati all'interno del territorio EMEA o worldwide. Il tema poi del learning, della formazione, che deve andare oggi di pari passo. Oggi c'è una necessità di reskilling. Reskilling perché le organizzazioni sentono la necessità di individuare le lacune e di puntare su nuovi modelli di apprendimento. Quello che è sostanzialmente importante è la coerenza però tra fatti e parole, e cioè l'empatia. A volte l'empatia può essere anche favorita dagli strumenti tecnologici. Matteo prima parlava dell'importanza dei dati. 2 anni fa non avremmo immaginato e non avremmo pesato forse a sufficienza l'importanza dei dati. La comunicazione interna efficace, penso appunto a questi momenti dell'ultimo anno e mezzo, passa anche attraverso lo studio degli analytics. Pensiamo a gestire correttamente il dialogo con le persone, supportare le decisioni con l'obiettivo di favorire il benessere. Oggi proprio benessere, mi piace ricordarlo perché recentemente Oracle ha condotto una ricerca a livello mondiale che si chiama AI@Work, Artificial Intelligence at Work, che ha dimostrato come appunto i dati, l'artificial intelligence, possano supportare le decisioni delle organizzazioni. Sostanzialmente il mondo digital è il connubio, oggi ce lo immaginiamo un po' come il connubio tra smart working e ufficio. Smart working e ufficio, parlavo all'inizio del nostro incontro, Oracle Italia, in generale anche Corporation, ha sempre adottato un modello ibrido. Smart working e ufficio però non possono essere visti in contrapposizione, cioè lo smart working e l'ufficio non sono due modi diversi di concepire il modo di lavorare. Quindi le organizzazioni del futuro devono prendere assolutamente in considerazione il contesto ibrido in cui essere in ufficio o altrove è indifferente. Quindi al contrario, un futuro intelligente potrebbe essere un modello organizzativo in cui si possa scegliere, ovviamente Alessia prima ricordava la differenziazione del business delle organizzazioni, in funzione delle attività e degli obiettivi da raggiungere, per poter appunto praticare l'empatia sociale, per poter praticare la collaborazione negli spazi. Quindi certo. Smart working in primo luogo sarà questa la riflessione da fare per le organizzazioni del futuro. Assolutamente, beh, anche perché il team poi è uno unico, a prescindere, no? Da che ci siano persone che lavorano fisicamente in ufficio e persone che lavorano comunque fisicamente da casa, ma in modo, cioè, diciamo, in modalità a distanza. Questo è chiaro. A questo proposito, ultimo punto della tavola rotonda, facciamo un giro un po' più veloce, ma non è meno interessante come aspetto. Rispetto a quelli che abbiamo già analizzato, uffici sì, ma per cosa? Questo è l'ultimo tema che mi sento di condividere con voi, cioè dobbiamo capire che in questa situazione il ruolo dell'ufficio cambierà. In che modo, quindi come verranno ridefiniti gli spazi, quale sarà la loro funzione, gli spazi ovviamente mi riferisco degli uffici in azienda. Allora io partirei da Emiliano, poi vi chiamo uno per uno, però questa conclusione insomma la vorrei da tutti. Emiliano.
Allora, rapidissimamente, io qua faccio un po' il salmone, vado un po' controcorrente. In questo momento non ho fatto nulla e non sto facendo nulla negli spazi dell'ufficio di headquarter. Voglio aspettare e vedere, non ho fretta, e so perché per esempio molti colleghi hanno già dimezzato gli spazi, hanno fatto cose diverse, io voglio un attimino aspettare e ragionare con un po' più di lucidità. Sicuramente gli spazi del futuro saranno più aperti, noi già lavoriamo in modalità open space, anche l'amministratore delegato in open space, ci sono spazi che si chiamano silent room, ci sono i divani, viene un po' riprodotta diciamo l'environment di casa, questo prima del Covid, quindi però in realtà oggi ho mantenuto gli uffici così come sono. Vedremo se si tornerà presto, così speriamo tutti, alla nuova normalità, vedremo che esigenze andremo ad affrontare. Quindi diciamo la mia approccio in questo momento è wait and see. Ok, wait and see, come si dice spesso per i mercati quando ci sono i momenti di incertezza, e quindi vale un po' per tutto, anche nelle cose più pratiche. Matteo Melchiorri, stessa domanda a lei. Io potrei fare copia e incolla del discorso dell'intervento di Emiliano che ha appena fatto, proprio identico. Io non lo so che utilizzo degli spazi faremo, non lo so, e quindi anch'io in questo momento qua non sto facendo nulla. Certo, ci stiamo, come immagino anche Emiliano, ci stiamo interrogando, stiamo facendo delle riflessioni, stiamo facendo delle ipotesi, però non lo so. Credo che davvero dal punto di vista dell'utilizzo dello spazio siamo ancora in una fase... Chiedo forse a Emiliano, che non ha disattivato l'audio, o non so se qualcun altro, perché sente digitare, perché questa è la dimostrazione che anche quando si fanno le tavole rotonde si fanno mille altre cose collaterali, quindi siamo sempre impegnatissimi. Allora, così sentiamo e puoi lavorare con tranquillità. Mi perdoni Matteo, prego. No, niente, dicevo semplicemente appunto che non lo so, ci stiamo interrogando, anche noi non abbiamo ancora preso delle decisioni, anche noi abbiamo degli spazi che già pre-Covid erano molto, diciamo, fungibili, con logiche un po' di open space evoluto, insomma, focus room, eccetera, ma adesso, a parte questo, quindi sì, io penso che cambierà l'utilizzo degli spazi, però non ho ancora assolutamente le idee chiare. Credo che le due parole un po' chiave siano flessibilità e fungibilità. Certo. Anche perché adesso non voglio, però noi torneremo a una nuova normalità, supereremo questa crisi, ma chissà quando ci troveremo dovremo affrontare un'altra. Non voglio insinuare del pessimismo in questa bellissima discussione, in questo bellissimo confronto, però veramente credo che flessibilità e fungibilità degli spazi siano fondamentali. Certo, no, ma non è pessimismo, è vero, c'è ancora le tempistiche, non le possiamo sapere, ma soprattutto bisognerà riorganizzare nuovamente tutto quanto, quindi bisognerà, credo, no, anche capire quante persone effettivamente saranno presenti in ufficio, quante da casa. Da lì in poi l'organizzazione degli uffici verrà, non dico da sé, perché dovrà avere una struttura ben definita, però poi sarà magari molto più semplice avviare tutta la procedura. Alice Quattrone. Beh, vi posso dire, mi accodo a Emiliano e Matteo, vi posso dire cosa mi piacerebbe che fosse, il modello ibrido è sicuramente, l'esperienza figita, il modello ibrido sono sicuramente il futuro, cioè poter scegliere da dove lavorare non è soltanto un blasone, nel senso che la differenziazione tra la vita privata e quella lavorativa rischia poi di essere inficiata dal modello organizzativo delle aziende. Secondo me il primo luogo dove fare smart working dovrebbe essere proprio l'ufficio, cioè non bisognerebbe obbligare le persone a lavorare o a casa o in ufficio, cioè a seconda delle modalità e del business, della funzione. Per esempio un commerciale che è obbligato a lavorare soltanto da casa è insomma non certo un buon connubio. Quest'anno mi è capitato di non conoscere personalmente un cliente, non mi era mai capitato, cioè non ci siamo stretti la mano, abbiamo bevuto soltanto quel famoso caffè virtuale, quindi secondo me nel futuro se potessi scegliere e se potessi dare un'indicazione, cioè se dovessero fare la sentiment analysis su di me, io direi assolutamente il primo luogo per fare smart working dovrebbe essere proprio l'ufficio. Questo è interessante, molto, assolutamente sì.
A proposito di flessibilità, andiamo sempre più verso una flessibilità totale. Carlos Gonzaga, a lei. Intanto io sto parlando dall'ufficio, ok, tanto per dirne una. E tendenzialmente ci sono sempre stato. Poi in realtà mi sono beccato il Covid e ho dimostrato a me stesso che si può lavorare anche da fuori. Ecco, l'esperienza in sé. Sì, certo, no, bene. Però è anche da dire, se proprio in termini personali, mi sono negativizzato ufficialmente quando l'ASL mi ha comunicato alle ore 11 del mattino di un venerdì che ero diventato negativo, all'una ero gioiosamente in ufficio. Insomma, non vedeva l'ora di tornare comunque in ufficio, questo dopo ci sta quattro dicendo. Settimane non certo, c'è dubbio, ma certo, credo che il certo sentiment a cui alludeva prima anche Emiliano è che comunque la gente adesso vuole anche tornare, al di là delle esperienze sì, personali. Sì. Io direi, per quanto riguarda gli uffici, questo. Primo, non è in questo momento sarebbe sbagliato metodologica di risparmio sui building. Cioè adesso lo smart working vuol dire che risparmio sulla cosiddetta occupancy. Non è questo l'esercizio. È una filosofia diversa, dobbiamo imparare qual è, però certo che vedo questo, specialmente penso alla banca che ha questa visione un po' arcaica, specialmente nel passato c'erano gli uffici, venivano misurate le scrivanie, negli anni 80 tu facevi tanta carriera e lo dimostravi con la dimensione della tua scrivania e delle piante che avevi accanto. Sembra che stia scherzando, ma questo è la realtà di 30 anni fa, che sono tanti, però non sono 800 anni. Oggi la filosofia è diversa, l'ufficio deve diventare un luogo di lavoro e di socializzazione. Secondo me quello che si supererà, al di là di tutto, sarà la scrivania personalizzata, perché la flessibilità implica che quando arrivo in ufficio prendo il posto che si è liberato e tendenzialmente quindi non ho la mia scrivania con la foto della famiglia, del cane e la piantina, ma ho un luogo dove posso andare a lavorare nel momento in cui ho bisogno di avere la strumentazione del mio ufficio o voglio poter incontrare i colleghi per elaborare insieme idee. Noi ieri abbiamo avuto una town hall, non a caso a livello globale, fatta insieme dalle strutture degli immobili e di HR, proprio sul discorso anche dello smart working. E quello che abbiamo confermato è che l'ufficio resta un luogo di scambio e anche di generazione di idee. Okay. Perché la generazione delle idee avviene quando c'è la associazione, quando ci si scambia anche in momenti informali. È vero, è vero. L'ufficio deve diventare luogo dove si scambiano gli aspetti informali, dove si lavora anche e con la flessibilità. Se voglio la flessibilità, devo anche avere una struttura degli uffici flessibile. Assolutamente, è vero, anche questa generazione delle idee è fondamentale. Alessia, da Dario per le conclusioni. Sì, io sono molto d'accordo con quanto detto da tutti i miei colleghi, cioè il fatto che secondo me è fondamentale l'equilibrio, trovare il giusto equilibrio tra mondo fisico e mondo digitale, quindi l'ufficio continuerà ad essere centrale, però si trasformerà dall'essere solamente un posto in cui si lavora, diventerà sempre di più un posto in cui si fa co-creazione, si alimenta anche proprio l'identità, la cultura, anche il brand stesso dell'azienda. Quindi noi, esattamente come gli altri, non abbiamo scelto di risparmiare sugli uffici, anzi stiamo per iniziare dei grandi investimenti proprio sui nostri uffici, ma proprio perché pensiamo che l'ufficio debba essere uno spazio di qualità in cui i nostri employee possano trascorrere un tempo di qualità e quindi ben vengano gli investimenti su un luogo di lavoro sempre più flessibile. Ottimo, allora direi che come tavola rotonda di partenza sono già arrivate tante sollecitazioni, riflessioni, dubbi anche, perché è giusto che sia così, no? Siamo solo forse a una fase di partenza e di ripartenza, proprio sperando che si possa tornare a una normalità che comunque sarà nuova, quindi non sarà più il concetto di normalità, fermo restando che credo che il concetto di normalità sia molto astratto e quindi poi dipenda anche da situazione a situazione, però chiaramente credo che abbiamo messo sul tavolo tutti gli elementi che servono poi per proseguire nei lavori di questo HR Forum. Perciò io saluto uno a uno i miei relatori, Emiliano Maria Cappuccitti, grazie per essere stato con noi, Matteo Melchiorri, Alice Quattrone, Carlos Gonzaga, Alessia Daddario, davvero spunti interessantissimi, quindi vi ringrazio per la collaborazione.
Grazie molto. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie, a presto. Grazie. Arrivederci. Un saluto collettivo e noi proseguiamo. Rimaniamo sempre in tema di smart working con il prossimo contributo, dove verranno peraltro analizzate alcune parole che abbiamo già preso in considerazione in questa prima tavola rotonda, ma ne verranno aggiunte altre. Si parlerà per esempio anche di sicurezza, no? Che è imprescindibile dal tema proprio del lavoro, indipendentemente da che si tratti di smart working o di lavoro in senso tradizionale, anche se poi abbiamo capito che i due concetti diventeranno sempre più un tutt'uno. E allora io do subito la parola a Stefano Perinotto, EMEA HR Senior Solution Architect di ServiceNow.